Diretta. Siamo in diretta? Ciao a tutti. Aspettiamo un secondino per capire se si sente, si vede, anzi, ditemi, si vede, si sente, poi iniziamo. Ok, vediamo se è partita qui. Oggi facciamo una roba super golosa. Super golosa. Li ho Ok, preparati vediamo. prima, è stato complicato non Si lasciarli vede, siamo in intatti. diretta. Vediamo se si sente anche. Ciao, mi sentite? Tu senti, Michele? Si sente? Si sente? Ok, Ok, allora allora a partiamo. posto. Abbasso Vai, il volume qua. mettiti in postazione tu. Ok. Oggi diretta casalinga, Ciao a di tutti, quelle un po'. siamo... un po' ci siamo, dai. Aspetta un attimo. Vediamo un attimino, poi salutiamo tutti, Una eh. diretta all'improvviso del lunedì sera, senza avvertitando prima. Iniziamo, Ok. Marco? Vai, puoi iniziare a spiegare cosa fai, cosa farai oggi. Allora, facciamo questi. Non so se riuscite a vederli, se ti vuoi Come avvicinare. Una delle cose più golose, ma anche facili da fare, paradossalmente, perché sono una cosa che spaventano un po'. Facciamo dei buonissimi e golosissimi bignè al cioccolato. Eh? Ci può sta? Ci può stare. Ci può sta? Che caratteristiche hanno questi bignè al cioccolato, cari? Allora, che sono di sicura riuscita, che già. Vengono a tutti, insomma, anche a Sì. prova di incapace. Poi dopo ho fatto all'interno una crema senza uova, così li potete preparare e conservare per più giorni, perché la crema pasticcera, insomma, dopo un paio di giorni è il caso di consumarli. Invece, a parte che spariranno subito. Ok, ho fatto questa crema senza uova e vi faccio vedere tutti i passaggi e li cuoceremo in friggitrice ad aria. Questa Piano, piano. cosa ci farà accelerare ancora più il tempo. Ok, Quindi però darai le istruzioni anche per il certo, forno. darò l'istruzione anche per il forno, poi dopo facciamo la pasta asciugo insieme, quindi vediamo tutti i punti che un attimo spaventano oppure riesco ad essere più chiara. Se tu mi stai Ok. vicino, mi ascolti, non mi interrompi. No, Ok, no, per carità. e quindi vi faccio vedere tutti i passaggi. Facciamo la pasta asciuga, la cuociamo in friggitrice ad aria. Sai che è proprio. Ok, primo passaggio. È una di quelle parole Pasta che. asciugo. No, Infatti friggitrice ad aria. Pasta abbiamo asciuga cambiato. in friggitrice ad aria. Andrebbe chiamata macchina dell'aria. Ok. Cottura in aria. La Cottura in aria, allora cuoceremo in aria, cuoceremo in aria. Al poi facciamo anche la crema, vi faccio vedere come preparare questa crema e come li cioccolato la crema, crema al no? cioccolato, io li faccio al cioccolato, ma poi alla fine del video, della diretta, aspettate perché vi do un sacco di sostituzioni, in modo che se volete farli con la crema pasticcera, se volete sostituire, che ne so, lo zucchero con l'eritritolo per farli senza zuccheri aggiunti, insomma vi do un po' di trucchetti, un po' di cosine, quindi seguitemi fino alla fine. Ok, come cominciamo? Cominciamo? Cominciamo mangiandocene due intanto, Guarda, ti giuro, prima stavo a fare come l'anzapa, come si dice, noi diciamo senzapa, no? Ok. E la tentazione di mangiarle è stata abbastanza grande. Allora, facciamo così, io Quindi iniziamo dalla intanto... pasta asciugo. Sì. Se tu mi fai partire la lista degli ingredienti, io la leggo. Allora, aspetta, prima mando il titolo, sei pronto, mando il titolo? Manda il titolo. Bignè al cioccolato! Ok. E poi metto la lista degli ingredienti, ce l'hai qui alla tua destra. Mia destra, Di quindi ce l'ho qua, qua. sì. No, Quindi io devo sta qua? Ok. no, bene così come stai, avrò fatto stretto Allora, per così. fare la pasta asciugo e realizzare sei bei bignè, belli rossi, Grossi. avete visto, non so come sono, ci serviranno 125 grammi di acqua, 40 grammi di burro, un pizzico di sale, 75 grammi di farina e due uova. Ok? Ok. Vogliamo iniziare? Iniziamo. Ok, Allora, ragazzi, dopo questa qua ve la rimetto, la lista degli ingredienti man mano, ma trovate anche già in descrizione del video, ve l'ho già messa, c'è anche il link di un ma articolo come se sei efficiente, ma come volete. A sei forza veloce, ho a sbagliato, a forza forza di di sbagliare ho sbagliare imparato, vai. però. Allora, che facciamo? Prendiamo un pentolino, Sì. mettiamo all'interno l'acqua, 125 grammi d'acqua, o 125 ml d'acqua, perché l'acqua Peso pesa uguale. uguale, Ecco. e aggiungiamo 40 grammi di burro, direttamente in mezzo all'acqua, così. Faccio vedere. Quindi hai messo 75 ml d'acqua No, e 40. 125 Scusami. ml d'acqua e 40 grammi di Va burro. bene. Aggiungo anche un pizzichetto di sale, ma proprio un pizzico. Porto sul fuoco.
Riesci a seguirmi oppure Guarda, si vede faccio lo così, mi stesso? sono spostato da qua, così almeno ti seguo lo stesso. Aspetta che Il avvicino. filo. Accendo. Sì. Che Sai, è successo? emozionata, niente, io quando faccio le dirette mi emoziono. C'ho la bocca tutta. La secchezza delle fauci, si dice. Asciutta. Per fortuna, cioè, ho sto orecchio un po' cotonato perché ho l'udito e sto un po' così, quindi mi sono pure poco concentrata. Però Ok. spero di non sbagliare. Adesso mi avvicino così faccio vedere dentro. Quando stiamo andando, si sta sciogliendo Il burro. il burro. Aspetta un secondino, se no gli fa venire il mal di mare. Oh, vabbè, intanto faccio vedere che si scioglie. Noi con le nostre dirette casarecce abbiamo solo una Allora, Michele mi ha telecamera. preparato, possiamo far bene Michele, mi ha preparato l'acqua col No, bicchiere. era per me. Ah. Gliel'ho chiesta io. Però se vuoi te lo faccio vedere. No, No, perché no, vabbè, credeteci o no, sono andato a correre oggi pomeriggio. ma Guarda veramente che a faccia che ho fatto. correre? Sì, ho corso. Perché dopo te devi mangiare un bignè, Esatto. per sta, come si dice, al paro con le Ho calorie. bruciato le calorie che adesso recupero. Ok. Aspettate qua ancora, casomai alzate il capo così quando mettiamo la farina. Stai Va bene. qui. Vabbè, sto qua tanto uguale. Anticipo, quando il burro è sciolto e l'acqua comincia a fare un po' di bollicine, che facciamo? Buttiamo la farina tutto d'un colpo all'interno del pentolino, 75 grammi di farina. Che la pasta asciuga è una cosa un po' dispettosa, possiamo dire questa cosa? Perché dipende tanto anche dalla grandezza delle uova, o meglio, magari prendete uova sempre medie, però c'è l'uovo che ha più rosso e c'ha meno albume, o viceversa, e quindi che succede? Che tante volte c'è una dose di uova, però non è sempre precisa, e quindi se l'impasto vi viene troppo liquido c'è il rischio che in cottura sti bignè, oppure che ne so, le zeppole, non vi ricrescano, e quindi bisogna avere un pochettino d'occhio. Però adesso vi spiego, ci stanno pure un paio di trucchetti che potete utilizzare per capire se state andando bene. Allora, intanto ringraziamo tutti, ringrazio anche Giampiero che ci ha fatto una donazione, però ragazzi non servono, non fate le donazioni, cioè nel senso non c'è bisogno, non vi preoccupate. Poi dopo, comunque grazie. E qualcuno ci sta guardando su Food Network, ti stai facendo Sto facendo concorrenza da a sola, te sapete, stavo stessa. pensando. Marco, vieni che qua sta bollendo. Ok, quindi adesso che fai? Vieni, se sta bollendo, se vedi, Ok, butto la farina tutta ad un colpo. aspetta un attimo, faccio vedere, bolle qua. Vai. 75 grammi di farina. E mescolo. Si crea un impasto un po' grumoso, ma non vi spaventate perché è normalissimo così. E lo faccio cuocere mescolando fino a quando praticamente non si forma una sorta di palla e la farina non è tutta quanta assorbita dall'impasto, quindi non la vedete più in superficie perché praticamente è stata tutta assorbita. Quindi vedete, ancora un po' si vede, quindi io che faccio? Schiaccio e cerco di farla assorbire completamente. Diciamo che per questo passaggio servono 2-3 minuti di cottura più o meno. Wow, come sono belle queste pentole qua. Hai visto? Queste sono le pentole della mia lignea fatta in casa da Benedetta. Poi un giorno vi racconto, vi spiego tutto perché Hai fatto l'ADV, hai fatto ADV, mi scritto hanno proprio tutto attaccato, spiegate. ADV. Guarda, facciamo fare giusto un altro minutino, ma praticamente è già pronto l'impasto. Vedete come viene bello omogeneo? E si forma una palla? Quando si è formata bene la palla, praticamente è pronto, Sì, giusto? sì, sì. Per sicurezza, magari facciamo cuocere qualche secondo in più. Si può fare tipo doppia porzione? Certo che se può fare doppia porzione, Per però farne in 12. Sì, quel caso vi consiglio di utilizzare il forno, non la friggitrice d'aria, perché insomma no, sì. Ovviamente ottimizzate per i quello. consumi.
Dai, carino questo pendolo che c'hanno tutte le istruzioni scritte fuori. E questa è stata un'idea di Marco. Metti il L'idea posto, mia. dai, che tolgo dal fuoco. Vediamo, pronta la pallina? Pronta, sì, vedete. Perfetto. Spegniamo e spostiamoci qua. Allora, un attimo solo che mi riassetto. Io ci sono. Ci sei? Allora, che facciamo adesso? Questo impasto lo allarghiamo leggermente in modo che raffredda un po', ma Ok. non tanto. Non è che deve raffreddare completamente. Io di solito nella pasta choux inizio ad aggiungere le uova quando l'impasto è ancora bello caldo, perché si assorbono meglio, secondo me, e ne servono meno. Quindi, adesso aspettiamo un minutino, nel frattempo Ok, no, nel intrattieni. frattempo leggiamo qualche domanda perché, scusate ragazzi, non vi ho calcolato, ma è perché devo seguire. Sto aspettando che rimettano la vostra friggitrice. Benedetta? Ok, tanto. Arriverà breve anche la friggitrice. Ti stanno tutti guardando in televisione comunque, anche. Pensa, mi sento un po' bipolare oggi. Ok, Qua. infatti, ecco, vedi, buonasera, perché i bignè che faccio sempre io non gonfiano, rimangono piccoli piccoli in sostanza? Non gli si Allora, vede. può dipendere, come ti ho detto, dall'impasto che è troppo morbido e quindi non c'ha la forza di alzarsi, oppure dal fatto che magari il forno, la temperatura del forno non è, insomma, quella giusta, oppure già delle piccole perdite, oppure c'è troppa umidità all'interno del forno, perché può capitare anche quello. Quindi, casomai, accendetelo un po' prima, mettete qualcosa a soffietto, così se c'è l'umidità va via, poi lo richiudete e lo fate riandare a temperatura e infornate i bignè. Potrebbe essere un trucchetto questo Ok, qua. per qualcuno mi sta chiedendo che vuole vedere la friggitrice in azione, in questo video la vedrete La vedete perché proprio in azione, perché li cuociamo in diretta. li cuociamo in diretta, quindi rischiamo, rischio! Rischiamo, Rischiamo rischiamo. il tutto per tutto. Ti immagini se cuociono male? Allora, se vuoi venire qua, possiamo. Come hai fatto a correre, Marco? Da voi non c'è neve? No, no, sono andato giù al mare, fa freschino, però Allora, non la c'è neve neve. sta più all'interno, non tanto Non ha nevicato all'interno qui. tanto. Noi siamo vicino al mare, siamo a 3 km dal mare. La neve sta tipo a 25-30 km all'interno. E Ok. c'è, ci sta parecchia, perché Michele è stato a piedi in montagna stamattina, mi ha chiamato, non so se riesco a venire perché c'è la neve quassù. È riuscito, è riuscito. Marco può rimettere gli ingredienti, poi li metto. Quanto costa la sacca poche? 13,90, dopo ve la faccio vedere. 30 sacca poche più 6 Iniziamo a buoi. mettere le Sì, cose, perché scusami. tanto ci avremo dei passaggi No, morti. è Benedetta che non vuole rispondere, io vi avrei No, no, risposto. Sto no, però dai, scherzando, dai. facciamo sta cosa, perché... Ok, hai allargato, fai vedere. Allora, la toccate, la potete anche toccare, deve essere ancora bella calda Tiepida, dice. questo impasto. No, tiepida no, caldina. Fidate, Ok. fidate. Ok. Adesso che E fai? aggiungo un uovo. E col mestolo, piano piano, cerco di farlo assorbire completamente. All'inizio vi sembrerà impossibile, cioè, no, non ci serve, guarda che impasto, non me lo prende, non me lo prende. Poi vedrete che a un certo punto, all'improvviso, sparisce l'uovo e si ammorbidisce tutto l'impasto. Scusa un attimo. Alexa, accendi luci cucina. Ok, Voi hai fatto partire l'Alexa di tutte le case che stanno guardando. Michele, mi Ti vedi ha come lì tradito. se accende? Cioè, c'è un'ombra forte qui perché sta spento quello. Ah, ecco. Ecco, Emilia. Scusate, abbiamo la luce. Mo faccio partire Alexa di tutti, guarda, eh. Alexa, metti musica rock a tutto volume. Spegni. Ho acceso Alexa di tutti. Ditemi se vi è partito Alexa. Vedete, ecco, guarda, adesso comincia ad assorbirsi completamente. Ok, a questo punto, quando non vedete più tracce di uova di quello che abbiamo messo, possiamo mettere il successivo. Mi sento troppo seria oggi. No, vabbè, però questo è un passaggio, diciamo, tecnico che va spiegato bene. Aspetta un attimo, faccio vedere. L'altro Metto l'altro uovo, sì. E faccio la stessa cosa. Quindi mescolo fino a farlo assorbire completamente. Anche qua direte, ah, no, ma non ce la fa, non lo prende. No, vedrete invece che dopo un però no. certo punto all'improvviso si assorbe. Come fanno loro? No, no, non ce la farà mai, non ce la farà invece.
Era tanto che non facevamo una diretta, Sì, si vede che stai fuori eh? Sto un po' allenamento. fuori allenamento, sì. No, vabbè, dai, questa è una ricetta, ti sei scelta una ricetta bella complicata, golosa ma complicata. Allora, in realtà non è complicata, però cioè, con i tempi della diretta, così mentre sto diciamo, parlando con te, con voi, c'è il rischio che mi sbaglio o fa qualcosa. La facciamo adesso. Allora, qualcuno potete, cioè, se avete un'impastatrice e preferite fare questo passaggio con l'impastatrice, potete farlo, però io non ce l'ho e quindi Tipo faccio la con la planetaria? Vabbè, planetaria, bravo, non l'impastatrice. quando è così poca, vabbè, si può fare anche a mano. Ok, Se uno praticamente magari ci fa tipo siamo. 8 uova. Ci Praticamente ci siamo. siamo. Vedete come deve venire l'impasto, bello duretto. Fai vedere la consistenza? Eccolo qua. Così, questo è, diciamo, la prova che vi fa capire se ci siete. Fai vedere. Il Ah, mestolo aspetta che dovrebbe. stavo, mi stavo in Non stai, movimento. non sei mai sul pezzo. Allora, come fai? Aspetta, come fai per far vedere Allora, praticamente, se deve essere bella duretta, come avevo detto, l'impasto, per capirlo fate così. Vedi che rimane in piedi? se... No, sta cadendo, piano piano, ma sta cadendo. Cade ancora? No. No, perché l'avevo messo storto. Ok. Vabbè, comunque era questa qua. Comunque, se Ok, regge il cucchiaio di legno vuol dire che è pronta. Sì. e quindi che facciamo? Possiamo dare forma ai bignè e cuocerli. Quindi, siccome li faccio su la friggitrice all'aria, che vi consiglio di... Allora, per farvi vedere faccio così, io prendo un foglio di carta forno tagliato a misura del cestello. Potete fare tutto il passaggio già direttamente nel cestello, però se io prendo il cestello e poi con Marco che sta col cellulare facciamo fatica a farvi vedere. E con due cucchiai diamo forma ai bignè. Ah, non lo fai con lo sacco a poche? No, No. no, no. Pensavo che facesse. Ah, quelli per fare quelli piccoli. Per fare le zeppole di Saint Ah, Joseph scusa. si utilizza la sac à poche, per Scusa, ho detto. fare l'éclair si utilizza la sac à poche, per fare com'è che si chiama quello i La Paris La Brest. Paris Brest si Sacco a utilizza la poche. sac à In questo caso poche. quindi due cucchiai, Con due semplici. cucchiai semplici Ma. semplici. Incredibile. Incredibile. Vedi che mi fa casino? Oh, che già sto Aspetta, agitata. stai tranquillo, aspetta, mi avvicino. Ok, con due cucchiai. Stai tranquillo, rilassati. Oggi è un grosso rischio questa ricetta. È un grosso No, che rischio. poi mi sento la voce tipo orso cattivo. No, Orco cattivo. ah, perché c'è l'orecchio. E quindi mi sento No, questa ma è cosa proprio la che. voce tua, proprio quella. Mi sento qua proprio sull'orecchio questo coso che diciamo, Ok, posso dire che è un vai. pochettino Diamo fastidioso. forma ai bignè. Quindi prendiamo una bella cucchiaiata di impasto. Poi dipende quando lo vedete fa grossi, io l'ho fatti belli, belli grandicelli. E aiutandoci con un altro cucchiaio, li mettiamo direttamente sopra la carta forno. Non so come metterli allora qua. Ah, potresti, ok. Ti si appiccicano un po' in cottura, se no, fuori. Un po' crescono, non è che non crescono. Ok. No, così va bene, dai. E venneranno sei bei belli 6 bei bignè. grossi. Adesso? Allora, se vi vengono tanto, diciamo, irregolari, che Scusa, potete ripeti un fare? attimo. Aspetta che io vi faccio vedere più o Ah, meno. ok.
Allora, vi insegno un trucchetto. Se vi vengono tanto irregolari, perché magari l'impasto è, insomma, col cucchiaio non siete tanto pratici, che potete fare? Prendete con un dito, lo bagnate leggermente e potete, diciamo, sistemarli. Ok? Gli date una lisciatella. E quindi potete arrotondarli, li potete, che ne so, se c'ha delle puntine che non vi piacciono, le potete abbassare. Potete dare un po' forma, Un po' di insomma. forma, sì, che ne so, questa puntina qua si riesce a vedere, Sì. col dito leggermente bagnato potete fare questa cosa qui. Ok, si prende la forma un po' più regolare, diciamo. Sì. Però insomma non è un passaggio fondamentale, eh. Questo è un consiglio che vi do se nel caso vi venissero un po' troppo irregolari, ok? Ma come sei brava. Adesso mi devi aiutare a mettere nel cestello perché per farli vedere bene. Ti aiuto io? Oppure Michele. Allora, prendiamo il Michele, meglio cestello. che l'aiuti tu. Vabbè, in teoria diciamo che sto lavoro, fai vedere un attimo come... Quale facciamo vedere che si vede meglio? Mettiamo questi occhi. Praticamente che facciamo? Prendiamo il cestello della friggitrice d'aria e mettiamo dentro. Però praticamente questo potete già fare, cioè la formazione del bignè, la forma, come si dice? Vabbè, diciamo la forma, no, E potete dare forma ai bignè direttamente direttamente nel nel cestello. cestello. Tu hai Io l'ho fatto così per fatto farlo per vedere. farlo vedere, sì, esattamente. Ok. Quindi che facciamo? Mettiamo in friggitrice d'aria. Mi segui? Sì. Ok, aspetta un attimo, mi ha impallato Mi completamente. sono intrecciata tutta col Aspetta, filo. vengo là un attimo, così facciamo vedere. Ok, vai, che fai adesso? Allora, adesso ci hanno. Dobbiamo farli cuocere, quindi accendiamo, mettiamo modalità forno. Devono cuocere per i primi 13 minuti a 170 gradi. Ok, quindi che faccio? Temperatura, mettiamo 170. Ok. Ok. Tempo 13 minuti. Ok, Ah, ok, tu fai e così. tolgo il preriscaldamento perché questa già ha una funzione Ah, preriscaldamento. ok, Lo così togliamo. rispondiamo a quello che c'è. Vedete qua questa, qui il Ok, preriscaldamento. se premiamo qui, lo togliamo Così non fa il e preriscaldamento. faccio partire. Aspetta. Vabbè, dai, rifà. Ma non era meglio che facevi 26 che poi ti avvisava, no? Ok. Posso fare tutte e due le cose? Vogliamo fare 26? Perché se no dopo fai due passaggi. Tu avevi Allora, detto prima che facevi così, ok, possiamo fare in due modi. Forno eh. 170, 25 minuti, 26, Ok. ok. Togliamo il preriscaldamento. A metà cottura poi mi chiama perché dovrò aumentare la temperatura, ok? Sì, perché questa qua c'è la funzione che a metà tempo di cottura ti avvisa con un segnale acustico e quindi dopo praticamente devi alzare la Devo alzare la temperatura. temperatura per gli ultimi 13 minuti, quindi Ok. possiamo o impostare 13 minuti e poi dopo quando ha finito riaccendere e rimpostare una temperatura alta per altri 13 minuti, oppure impostare i 26 minuti e a metà cottura mi chiama, perché c'è la funzione che a metà cottura mi avvisa se devo girare la pietanza. Ok? Ok, adesso non cresceranno subito, dopo tra un po' cominciano a crescere. Ti volevo dire, mi sa che chiederanno le istruzioni anche per la cottura in forno. Allora, in forno Aspetta un attimo, praticamente. aspetta un attimo. No, no, perché sennò ti becco che mi sto muovendo e non si sente. Allora, adesso noi l'abbiamo. Tu l'hai messi? A 170 gradi per 13. Allora, io li ho messi in friggitrice d'aria e devono cuocere per 13 minuti a 170 gradi. Poi aumento la temperatura. Ok, questa è 170. Ah, ok, io ho sbatto per 170. No, mi sono sbagliata. Prima io non mi L'avete ricordo che fatti me lo prima? porti L'avete prima. fatti? Mi pare 170 avevo fatto. Ok, vediamo se vengono. Perché è colpa mia che non ho scritto. Allora, per i primi No, tre. aspetta, vediamo precisi perché mi sa che se si è fatto confusione tra forno e friggitrice. No, no, date in senso la temperatura esatta perché sennò diciamo una cavolata. Allora io l'ho cotti, sono sicuro, Ok, a posto, a posto. No, no, perché 170. Michele, sei Michele l'ha sicuro cotti giù Michele? a 180. Ah, Michele l'aveva cotto a 180. Ah, ok, no, no, perché hai messo Michele adesso ha detto no, no, c'è 80. Comunque, allora, ripetiamo, vai.
Allora, li ho messi in friggitrice ad aria, li faccio cuocere i primi 13 minuti a 170 gradi, poi aumento la temperatura a 200 e faccio cuocere per altri 13 minuti. Ok? Ok, quindi metà cottura a 170 e il resto a 200. Ma se non Mo vengono, mi sto a aprire il sappiamo. dubbio che mi sono sbagliata prima io, però fatti così. Li controlliamo, però mi sembra 170 gradi che ho fatto Ok. cuocere. E mentre invece nel forno tradizionale? Nel forno tradizionale li facciamo cuocere a 180 gradi col forno ventilato per 35-40 minuti e una volta che sono cotti apriamo lo sportello a soffietto e li lasciamo dentro fino a quando non si raffreddano. Ok. Va bene, speriamo bene. No, c'ha No, sto dubbio. perché oggi l'ho fatti due volte, io mi sembra 170 gradi l'ho fatto. Mi sembra, segnate però. No, hai segnato, sì. Sì, mi sarò segnato. Ok, comunque potete fare pure una cottura, date 13 minuti come aveva fatto prima e poi un altri 13 minuti, doppia cottura, così. Però è meglio non aprire, vero? Quando cuoce così, quando cuociono i... Allora, questi non li aprite, non li aprite. Allora, questi qua c'ha come si dice, lo blò, quindi riuscite a vedere e a controllare la cottura. Ok? Ok. E nel forno se ne possono fare pure 12, 14, se ne può fare Sì, più. nel forno ne fate, tanto che l'accendete fatene di più, quindi raddoppiate la dose. Ok? Allora, intanto possiamo preparare la crema. Ok, Quindi, allora per mentre cuoce la la... crema di Ah, farcitura, manda gli ingredienti della crema di ok, farcitura. adesso vi rimetto gli ingredienti così almeno potete prendere... potete segnare. Mentre cuoce prepariamo la crema, quindi. Vabbè, Questa mica mi ricordo prima, guarda, ti giuro, c'è un po' di memoria. bene, quella che deve fare la diretta non sa i gradi, perfetto. Perché li ho fatti tre volte e adesso c'è in testa che era 170 gradi, mica le vece che loro l'hanno provato a 180, vediamo, secondo me era 180. Non è Beh, poco, mettiamo a eh. 180, guarda, stiamo tranquilli. Se loro sono sicuri Sì. che hanno. No, perché c'è sempre. Ok. Ok. Allora, ricapitoliamo. Scusatemi ragazzi, che non riesco a essere concentrata con l'orecchio così. Cottura in friggitrice aria. Allora, i primi 13 minuti. Dimenticate quello che vi ho detto prima, perché poi secondo me. Oh, facciamo. Se no a 175, via di 175, me. facciamo una cosa. Scherzo. Allora, i primi 13 minuti a 180 gradi, poi In dopo friggitrice in d'aria? friggitrice d'aria, poi aumentate la. Allora, ripeti bene, in friggitrice d'aria, perché se no dopo non gliela facciamo, no, quelli Allora, fanno cottura in friggitrice d'aria. come... Ok. I primi 13 minuti a 180 gradi, poi aumentate la temperatura a 200 e fate cuocere ancora 13 minuti. Cottura in forno, forno ventilato a 180 gradi per 35-40 minuti. Una volta cotti, aprite il forno e mettete un mestolo e fate fare A raffreddare a soffietto. soffietto. In questo modo va via l'umidità e non si riabbassano, ok? Ok, vai, adesso parliamo della crema, scusate raga, vuoto di memoria. Allora, crema pasticcera. Come ho detto, una crema senza uova, quindi che facciamo? Per fare questa crema pasticcera ci servono gli ingredienti, possiamo elencarli? Crema pasticcera al cioccolato. Crema pasticcera al cioccolato, ecco. Vedete che oggi non ci sto dando, va bene. Crema pasticcera al cioccolato, crema al Ma la cioccolato. crema al cioccolato. Ok, ci serviranno 250 ml di latte, 90 g di zucchero, 20 g di amido di mais, 20 g di cacao amaro. Quindi che facciamo? Prima di tutto mettiamo a scaldare il latte. Il bello della diretta. T'ho detto io, non gliela faccio sta concentrata. Solo che non mi C'hanno passa, non mi passa sta cosa. Adesso domani ho l'appuntamento con l'otorino e mi dirà. Quindi in un pentolino faccio scaldare il latte. E in un altro pentolino metto zucchero. Abbiamo detto 90 grammi. Aggiungo amido di mais 20 grammi. Cacao amaro 20 grammi. Poi praticamente tutte le polveri insieme e mescolo. Bene. Appena il latte è caldo lo verso qui sopra e finisco di far addensare sul fuoco.
Quindi questa crema è senza uova, per cui la potete utilizzare. Questa scrivetevi la ricetta se avete qualche amico che è intollerante, insomma, non può mangiare le uova. La potete utilizzare come dessert, ad esempio, la mettete nelle ciotoline con sotto un po' di biscotti sbriciolati, oppure la potete allungare con della panna montata e fate una chantilly al cioccolato che è molto gustosa, una mousse. Senza uova. Senza uova. Aspettiamo un attimo che si scaldi il latte. Ragazzi, scusate, molto. Vediamo se c'è qualche domanda. Quanta crema si può fare anche senza cioccolato? Allora, potete fare una crema semplicissima al latte e aggiungere la vaniglia, se non volete fare una crema pasticcera. Altrimenti potete fare la classica crema pasticcera, 250 ml di crema pasticcera, se preferite. Questa crema anche si può fare al microonde? Perché sì, secondo me sì. Con gli stessi passaggi della crema al microonde. Sì, sì, siccome ne è poca, ne è 250 ml, il tempo di cottura sarà meno, quindi impiegate ancora meno, quindi fate anche quella, bravi, bravi che siete, che mi aiutate e mi suggerite. Ok, intanto vedo se ci sono domande. Ciao, non riesco a trovare la carta forno della vostra friggitrice d'aria. Beh, quella arriverà tra un po'. Adesso anche tutti gli accessori della friggitrice d'aria, carta forno tagliata a misura, i vassoietti di carta che potete mettere dentro e utilizzare, li troverete prestissimo anche nei negozi Casanova. E stiamo facendo, insomma, un bel assortimento di articoli. Se la sorpresa con me perché ti davo i consigli di fermare, che no, perché siccome dopo tanti sbagliano, buttano, cioè vogliamo essere precisi. Con cosa si può sostituire l'amido? Vabbè, qui l'amido ci vuole. Qua l'amido puoi mettere la farina oppure la fecola di patate. La farina un pochettino di più, però mettetene. Ah, quindi se era quant'era? 20 grammi di amido di mais, mettete 35-40 grammi di farina. Ah, quindi anche senza glutine questa. Sì, però vabbè, qua dopo ci abbiamo la... Sì, non so, però la crema. Allora, verso il latte a filo sulla crema, sulle polveri. Aspetto che sia tutto completamente sciolto e poi riporto sul fuoco ad addensare. Quindi faccio cuocere fino a quando la crema non diventa densa. Ok, non intervengo più, mi stanno dicendo tutti che sono intervenuto, ho fatto... Vabbè, perché devo ricordare bene te che c'ho un po' di vuoti di memoria, tipo no, la temperatura. Non è una questione dei vuoti di memoria, è una questione che... Eri convinta? No, cioè, riesco ad essere poco concentrata, veramente, sta cosa del boom, 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 boom. Mi sembra di stare in discoteca, unz, mezzo cervello di qua è occupato a tenere a bada... diciamo il, come si dice, il frastuono. E vabbè, comunque siamo quasi 4.000. Grazie. Ciao a tutti. Allora, adesso praticamente le polveri si sono tutte sciolte, possiamo portarle sul fuoco e facciamo addensare la crema. Vai pure quando vuoi. Intanto i bignè iniziano a crescere. Ah, faccio vedere, adesso vengo là così faccio vedere prima i bignè e poi la crema. Allora, questa dell'Hublot è una caratteristica della friggitrice ad aria di fatti in casa da Benedetta. Guarda che ADV che ti faccio. E praticamente puoi controllare la cottura, il che è molto molto comodo. Stanno cominciando a crescere. Praticamente qua c'è il pulsantino per la luce che si spegne o si accende e quindi uno può vedere dentro. Tra poco ti darà il segnale per alzare la temperatura. Ok. Perché mi guardi? Ho spiegato male? No, ce l'ho con me stessa. Ma perché no? Ma è successo niente, dai. Pertanto c'è Michele che poi ce lo ricorda. Piange. Poi è un periodo che io sono molto dalla lacrima facile. Cioè basta veramente poco. Sto attraversando un periodo un po' particolare nella mia vita. E sono un po', diciamo, ho momenti di estremo calore. Dai. Di estrema rabbia. No, con me, eh. No, e di estrema tristezza senza motivo, praticamente. Quindi. Tanti di voi lo so che mi stanno capendo. Ok, quando ci vorrà fare la crema così?
Qualche minutino. 4-5 minuti? Sì, vabbè, io adesso tengo la fiamma al minimo perché voglio... Vuoi stare tranquillo. Va delicatamente, con calma. Allora, vediamo. Dove si prende la friggitrice di Benny? Purtroppo in questo momento sono andate esaurite, se no stanno nei negozi di Casanova, sullo shop o nello shop online di Casanova, poi saranno anche nei nostri shop, però in questo periodo è andata esaurita. Purtroppo avete comprato in troppi e si è finita. Vabbè. Viene 139 euro. Ah, c'è qualcuno che l'ha presa. Allora, tutti quelli che l'hanno presa mi scrivono che sono super soddisfatti. Che hanno cominciato a sfornare tutto spiano, anche perché sul mio ultimo libro, ma non posso tirarlo fuori perché sto mescolando, ci stanno tutte le cotture, sono anche in friggitrice ad aria e insomma l'ho fatto con la mia, quindi i tempi corrispondono con quelli scritti sul libro. Domanda, si può fare con latte vegetale? Assolutamente sì. La crema, quindi si può fare anche senza lattosio? Sì. E eventualmente in quel caso si potrebbe cambiare anche la margarina. La margarina potete fare anche il bignè senza lattosio mettendo la margarina al posto del burro. Okay. Quindi ce l'avete, oppure usate il burro senza lattosio e poi. Cioè, devo provare a fare l'avenotto, fallo perché è buono. È molto etico. Allora, per passare è stata la ricetta pure un po' criticata, perché non è tutti, vero, perché voi perché hanno detto mazza che mappone, vabbè, ammazza che però il porridge è un mappazzone, ragazzi, cioè non lo puoi fare, il porridge è proprio per definizione un mappazzone, però è healthy. Allora, la crema è pronta. Ok. Se vuoi farla venire se fai la scusa. È pronta? Sì, inizia anche un po' a sobbollire. Ok, facciamo vedere. Aspettate. Quindi spengo. Sì, quando fa quelle bollicine è pronta. È pronta, vabbè, lo vedete perché è densa, no? Si è addensata. Non ci ha chiamato a metà cottura. No, forse ha suonato prima, l'ho sentita. Hai sentito? Aveva avvisato, sì. Okay. Vabbè, quindi allora adesso a 13 minuti, vabbè, passati 20-30 secondi. Che facciamo? Aumentiamo il tempo di cottura. No, io l'ho sentita che... Ok, 13 minuti, ok, vai. E temperatura aumentiamo a 200. Ok, senza aprire il cassetto, niente, se aumenta a 200... Guardate intanto come sono cresciuti. Belli. Quello di là si vede meglio, guarda. Ah, guarda questo. Ok, mancano ancora praticamente 13 minuti, poi vabbè, casomai togliamo qualche secondo prima, sì. No, l'ho sentito l'avviso acustico io, che stavamo distratti a fare la crema. Praticamente la friggitrice a metà cottura avvisa che... Sei a metà cottura, se vuoi allora, girare. La potete tranquillamente far raffreddare un pochettino nel pendolino. Io per fa prima, perché sennò non riesco, la metto su una ciotola. Aspetta poi un Michele secondo, magari ogni tanto me la mescola così si raffredda okay, prima. Ok, quindi la crema è pronta? La crema è pronta. Aspetta un attimo. Ok, vai. Ok. Gli dai una mescolata ogni tanto, mica eccoci se raffredda un po'. La crema la potete preparare in anticipo. Ok, no, ti devo dare tutto, c'è crema e... Quindi la crema è pronta, la facciamo raffreddare. Raffreddare, adesso aspettiamo che finiscono di cuocere i bignè, andando ci facciamo una chiacchierata. Oh, ecco, sì. E mi preparo. Un vassoietto di servizio per appoggiarli. Le tue pentole vanno sul gas tradizionale e su induzione? Vanno sia su gas che su induzione, sì, vanno. E hanno la caratteristica di essere full induction, cioè significa che sull'induzione sono tutto il piano della... Tutta la base è completamente aderente all'induzione e quindi il calore viene trasmesso molto più efficientemente. Questa base è anche molto efficiente sul fornello, quindi insomma si scalda molto velocemente, fate il sugo in meno tempo, l'acqua della pasta vi bolle prima. Quindi... Allora ricordiamoci, qua c'è un'altra domanda che dice, si può fare la crema senza zucchero utilizzando eritritolo? Allora si può fare, quindi potete fare una crema praticamente senza zuccheri aggiunti utilizzando la ricetta che vi ho dato io. Per quanto riguarda la sostituzione zucchero-eritritolo, vi conviene leggere, cioè leggete bene quello che è scritto in confezione, perché ho visto che non sono tutti quanti uguali. Nel bignè non c'è lo zucchero, esatto, non si aggiunge zucchero, quindi si può fare tranquillamente così. E il cioccolato quando si inzappa,
quando Si inzuppa. si inzuppa col cioccolato, e se potete prendere un cioccolato extra fondente di quelli che ne so all'80%, e quindi anche quello, insomma, abbattete un pochettino. Allora, Maria Rita dice che mette l'olio d'olivo al posto del burro e vengono bene lo Sì, stesso. non so se bisogna un Scusa, l'olio pochettino, di semi, scusa. non so se devi un pochettino riaggiustare la quantità, ok? Perché con l'olio di semi non lo fate mai. Qualcuno dice ottimo la friggitrice, i programmi sono calibrati perfettamente, riescono tutti i piatti, grazie. La mia friggitrice è più alta della tua, devo ridurre la temperatura e i tempi, Allora, se ma... cuoce un po' di più, abbassa la temperatura di 5 gra 5 gradi, Devi almeno 10 provare, ma gradi. solitamente poi sicuro che fa uguale se c'hai una buona friggitrice. Ieri ho fatto la crosta, ok. Ah, una ragazza che ha fatto la crosta al cioccolato, la crostata al cioccolato probabilmente, perché l'ho presa nel tuo libro, è venuta buonissima. Per farla freddare prima, puoi stenderla in una teglia, dice la La crema crema, sì. pasticcera, sì. Vabbè, ma intanto adesso c'ho Michele che mi fa il servizietto di mescolare e ti fa Nella evaporare un po' il cottura in prodotto. forno ventilato va preriscaldato? Allora, questo sì. Allora, qui noi non abbiamo preriscaldato. Nel forno, mi raccomando, quando infornate deve essere già a temperatura, quindi 180 gradi, ok? Sì. Poi, Erika, i primi 13 minuti a 170. No, Mi sta crediamo a sbagliando. 180, 180. perché Benetta prima ha detto una cosa, si C'avevo in ricordava, testa, no, non è so che tutti i perché. giorni prova sempre ricette, sicuramente C'avevo in sarà. testa. L'ho fatti 2 volte oggi, eh. Allora, la carta forno va in tutte le friggitrici? Sì, Allora, questo se pure. mettete la carta, se non avete come questa mia, insomma, tagliata a misura forata, potete prendere classica carta forno, la ritagliate a misura del cestello. State attenti che non svolazzi, perché il fatto si alza troppo abbondante, può toccare sopra la resistenza e non va bene. Quindi tagliatela perfettamente a misura. Come sta zia Giulietta? Allora, zia Giulietta sta benino, ringraziando Dio. Cioè, proprio dopo il periodo bruttissimo che c'è avuto, proprio dopo la. Che è venuta a manca nonna, c'è avuto proprio un crollo. È stata 2 giorni male male, con la pressione bassa e il cuore che fa, insomma. Adesso sta bene però. Adesso, anzi, seppure arrabbiata l'altro giorno col fisioterapista, sono andata su, stava tutta arrabbiata perché diceva fa troppo, non capisce. Invece Dario cerca di stimolarla perché. Ok, una ragazza forse non ha visto. Quando si alza la temperatura? A metà cottura. A metà cottura, dopo 13 minuti, visto che la cottura complessiva è di 26 minuti, aumentiamo la temperatura a 200 gradi, da 180 a 200 gradi. Ok, di solito le friggitrici hanno tutti una funzione che a metà cottura ti avvisa, se no fate una cottura da Oppure 13, ma fate prima una impostata e poi ragazza la fate dice io ho la ripartire. friggitrice tonda e non ha il vetro, vabbè quasi nessuna ha il vetro davanti, per Non controllare. apritela, Se i però vignelli faccio lo stesso vengono bene? Sì. vengono bene lo stesso, semplicemente non vi fate prendere dalla curiosità di aprire a metà cottura, ok? Rischiate, la prima volta magari fate, ma se seguite le Comunque indicazioni, vanno bene tutte, vanno sì. bene anche le vostre friggitrici ad aria, insomma, quelle che avete già. Bella, qua c'è una domanda su tua nonna, te la posso fare? Ti Sì. chiedono dove l'avete sepolta. Allora, l'abbiamo sepolta nel cimitero del paese dove noi abbiamo una tomba di famiglia e praticamente sta lì con nonno, zio Vincenzo che sarebbe il marito di zia Giulietta, insomma tutti quelli che non abbiamo più della nostra famiglia. Sono stata l'altro, ieri poi, ieri era domenica, Ieri hanno c'è stata fatto la la messa di messa che commemorazione. non era esattamente 1 mese dopo la scomparsa, ma l'abbiamo anticipata anche perché era Sant'Antonio e nonna era proprio molto, diciamo, Gli piaceva. affezionata a Sant'Antonio, che è il santo protettore degli animali di tutte le campagne e dei contadini, quindi l'abbiamo fatta ieri. Va bene, Io ho comunque portato le mie il paese si chiama orchidee, La Pedona. Il la Vedona, sì, il paese, paese vero? È vissuta quasi tutto. dove sono nata io, dove sono vissuta tanti anni io, e il paese dei Benny, nonni. potresti proporre la versione senza glutine della pasta choux? Allora, devo fare delle prove per vedere, insomma, penso se riesca, però datemi un po' di tempo. Ah, comunque, se avete delle farine senza glutine che funzionano, Bisogna provare provaci. perché, insomma, bisogna un po' vedere le quantità. Ok. Dosi della crema pasticcera, aspetta che te le rimetto al volo e poi vado là. Quanto manca? 5 5 minuti. minuti. Ok, qua vi do le dosi, qua vi ho messo le dosi sia della pasta choux, della crema pasticcera e poi vabbè del cioccolato. Ah, il cioccolato non ci ho messo la dose, ma saranno... Aspetta, ci ho messo... Cioccolato, il cioccolato di copertura sono 100 grammi. 100 grammi, sì, poi dipende Ma da da quando quando vi siete... piace, Quando quindi. vi piace potete fare anche Potete 150, fare anche il doppio scusate. affondo, cioè fate un affondo, poi fate, poi riaffondate e lo fate bello Fai doppia consistente. dose. Vabbè.
scusate, ve li rilascio un attimo qui, poi dopo li tolgo. Allora, mantenendo, possiamo chiamare il canale Sac a Poche. Ok, aspetta un attimo che voglio far vedere. Adoro le tue camicette, mamma mia. Le camicette benette, insomma, dai. Quando rifornerete le friggitrici? Adesso non sappiamo esattamente, però durante il mese di febbraio di sicuro. Purtroppo sapete cosa, ragazzi, che i punti Casanova sono tanti. Quasi 1000 e quindi ne servono tante di friggitrici. In più c'è lo shop online, quindi poi diciamo che era il periodo di Natale, sono finite, sono state comprate tante. Ma arriveranno a breve, ci hanno garantito che stanno ritornando, che risortiranno i negozi e sarà disponibile online. Quindi, beh, loro sapevano che... Casomai iscrivetevi, prenotatela, insomma, appena è disponibile vi mandano una mail o... insomma, vi fanno sapere. Ok, andiamo a vedere un attimino come stanno i nostri... Vai, accendi la luce. Eccoli qua, i bignè. Uno... No, vabbè, comunque la temperatura è quella, 180, sì, sì, 13 minuti e 200 gradi altri 13 minuti. Ma mi capita ogni tanto che sbagliamo. Ok, no, ma fortuna Michele che non doveva esserci Michele. Michele oggi... No, facciamo da soli, tranquilli, invece per fortuna che c'era Michele. No, ma oggi due volte l'ho fatto, però sai quelle cose che fai in automatico e non ragioni? Anche perché c'avevo la ricetta scritta, quindi seguivo le... Ma sai che probabilmente comunque vengono bene lo stesso, anche sì, con quella temperatura lì. Perché magari vanno bene lo stesso. Comunque stanno venendo proprio bene. Ti è andata bene pure stavolta, ti è andata bene. È stata fortunata. Penso se non venivano, che figuraccia. Cottura in diretta, mancano ancora 3 minuti e mezzo. Ok, però intanto possiamo mettere la crema nella sac à poche. Vai. Per la farcitura. Così fai l'ADV della sac à poche. Quindi facciamo l'ADV della sac à poche. ADV, tutte ADV. Oggi proprio abbiamo fatto un po' troppo. Un po' troppo ADV. Ora, ragazzi, adesso è tutto un ADV perché le padelle, le pentole, i tegami... Tutta la linea fatta. Tutta la linea fatta. Sono 2 anni che ci lavoriamo, Non è una roba così... Perché poi dopo noi una testa tanda facciamo a quelli di Casanova, perché io, per dirti anche sulla sac à poche, no, le voglio grandi, no, le voglio resistenti, voglio le punte grandi, perché con le punte piccoline... Ma noi di quelle piccoline vendiamo tantissimo, va benissimo, io la voglio grossa la punta della sac à poche. E qua ce ne stanno 6. Insomma, Benedetta a Casanova, Benedetta, un po' la amano, ma un po' la odiano anche, secondo me, perché è pignola. Sono un po' così... No, vabbè, che abbiamo paura di fare figuracce anche con voi. No, vabbè, perché so pure quali sono le esigenze, secondo me. Cioè, stando tanto in cucina, ti rendi conto di quali sono le cose che effettivamente servono. E quindi, quando faccio una cosa, la voglio come serve a me e come servirà a voi. E quindi faccio un po' da portavoce e sono un po'... Diciamo, una CC, ragazzi, fate una CC, una KC, vabbè, dai, una rompiscatole si direbbe in linguaggio corrente. Vabbè, questo per dirvi che anche questo è già sul sito, sono sold out, perché oggi purtroppo ho fatto 2 storie, se le sono finite. L'hanno già finite, ma torneranno anche queste. Vabbè, queste anche perché hanno un prezzo veramente... Sì, 13,90, sono 30 sac à poche e 6 punte. Fa vedere come stanno le punte dentro? Le punte... Tanto ci abbiamo tempo. Apri? E tanto devi prendere la sac à poche, no? Sì, ma la prendo la... Aspetta, prima prendi la sac à poche. Prima prendo la sac à poche. Guardate guarda, com'è, guarda che finezza qua fa. Dopo mi dite che Benny... A parte questo un attimo. Dopo dite che Benetta non vi vuole bene. Guarda, comodissima. Ale. Guardate quanto sono grandi. Belle gigante. E capienti. E sono super resistenti. E le punte praticamente sono nella confezione dentro al rotolo. Attenzione, non sono usa e getta, le potete riutilizzare più volte. Prima di questo rotoletto, qui dentro trovate le punte. Vabbè, questo poi dopo le potete mettere lì oppure mettere da parte. Vedete come sono grandi? Fammi vedere quante ce ne so. Oggi sono 6. Oggi usiamo questa qui. Ah, ok. Ah, perché tanto devi... E vi faccio vedere che le punte solide che si trovano in commercio sono così, capito? Vedete la differenza? Con queste qua almeno si riesce a fare il bignè, si riesce a fare tante cose, i biscotti di frolla mondata, con queste qua io faccio difficoltà. Quindi le ho volute grandi. Una roba professionale, insomma. Molto professional. La Benny ha voluto una roba professional. E adesso, quando l'avete utilizzate, che fate? Le rimettete tutte. Vabbè, poi magari facciamo un video come utilizzare la sac à poche, tutte le decorazioni. L'ho già detto che lo faccio, mi metto subito al lavoro per farlo il prima possibile.
Mo basta fare pubblicità per i prodotti nostri, eh? Basta. Una domanda che non c'è, ma questo qua aspetta. Penso sia tutto insuperabile, tanti ci provano. Allora, come... Ma poi si troveranno solo sacca a poche senza punta? Allora, lo farò presente perché... Allora, noi abbiamo dato per scontato che 30 vi basteranno. Una vita. Una vita, anche perché queste si chiamano usa e getta, ma in realtà non sono usa e getta, perché sono talmente resistenti che se una volta usate, le lavate, le asciugate, le ripiegate, le potete utilizzare per tantissime sì, altre cose. Sì, non le buttate, anche perché come se no sarebbe un consumo di plastica esatto, inutile. Quindi riutilizzatele, sono riutilizzabili. Ci siamo? Sì. Ok, sentiamo se suona. Se abbiamo il dubbio che suona, aspetta. And praticamente la rinfrigerice si spegne e poi fa un momento di come dire, di cuscinetto sulla a fine cottura. Benedetta dice che non la sente mai. Secondo me tu non ci no, senti proprio questo orecchio. Vediamo che ha finito. Tipo fa 30 secondi. Vabbè, intanto vi faccio vedere che, come si mette la punta nella sacca a poche, perché questa io la dono. Vedi che suona? No, sono proprio io. È lei che non ci sente. Oh, ma la friggitrice non suona! Non suona la friggitrice! Cioè, un altro po' sembra il telegiornale, sembra la sigla del telegiornale. Allora, come si mette la punta nella sacca a poche? Allora, dovete tagliare più o meno così. Cioè, potete anche fare una prova, tipo, se non vi fidate, mettete dentro e prendete la misura. Ok, faccio vedere da vicino. Capito? Quindi la tagliate qui. Io ormai faccio a occhio perché aspetta spesso. Che non ti sto inquadrando. Okay. Aspetta, ok, vai. Taglio? Sì. Ok. Infilo dentro la punta. E se è pronto. Ed è pronta. Vedete, questa è resistentissima. Quindi potete spingere. Non... Guarda che faccia fatta, resistentissima. Okay. Allora, vi insegno un altro trucchetto per riempirla facilmente la sacca a poche, come si fa? Allora, prendete un bicchiere. Vabbè, questo lo sanno tutti. Ma tu che ne sai? Prendete un bicchiere, credete quelli, insomma, questi qua, come si chiama? Un bicchiere. Un bicchiere grosso. Un bicchiere di quello dei frullatori okay. Di immersione. Appoggiate la sacca a poche dentro. E l'aprite. Ok, e vi rimane. Che succede? Che praticamente la punta sotto si piega. Rimane lì e ti... E quindi potete riempire senza che fuori esce. Okay, ok, vai. Tu lo sapevi? Io l'avevo visto fa te. Ah, ok. Io non adesso mi occupo di queste cose. Adesso riprendiamo la nostra non crema. Non mi occupo di riempire le sacca a poche. Riprendiamo la nostra crema e la mettiamo direttamente dentro. Questo è un momento food porn che tu naturalmente non riesci a... trasmettere. Vabbè, scusami. No, oh, mai che mi dà un po' di soddisfazione. Ok. E intanto prendiamo i nostri vignè. Vediamo come sono venuti. Ti sei messo a posto, però potevi far vedere. Eccoli, perfetti, eh? Visto? È andata bene. Voi non sapete che paura che c'aveva, gli venivano male, perché i vignè se non si gonfiano è un casino. No, allora questi qua dentro adesso sono vuoti, si diventano sì, vuoti. Sì, sono vuoti. Vabbè, fai sentire un attimo, aspetta. Come faccio a farlo sentire? Beh, ma sai che posso fare? Ascoltano ancora un po', però... Ah, sì, picchiettandoci. Ah, no, qua. Vicino al microfono. Ecco, no, perché molti avevano il dubbio, ma dopo dentro sono alveolati. Allora, vi faccio. Aspetta. Adesso lo rompo leggermente, Sì. Scottano, però se riesci a vedere che no, sono. No, spento e sposta. Che sono vuoti dentro. Andiamo dentro la capa. Sì, si vede. Adesso sono ancora bollenti, Che acrobazia devo fare. Sono ancora super bollenti e questi dovreste far raffreddare, però. Ecco là, fa vedere. Ecco, sono vuoti. Fumano, vedi come fumano. Adesso questi li dobbiamo riempire le mani con questa crema qui. Sì, la riempiamo con questa crema qui. Va bene, tiriamoli fuori, dai. Quindi. Approfittiamo anche per fare direttamente i buchi. Il foro centrale per farcirli, quindi con un coltello appuntito. Magari li fate raffreddare un momentino, però
così vi rendete anche conto di quanto tempo si impiega a farli, okay. Facendo tutto sequenziale. Posso dire una cosa? Anche questi possono essere preparati in anticipo. Sì, i vignali potete preparare in anticipo e poi dopo far cirere quando vi servono. Quindi li preparate, li fate raffreddare, li conservate in un sacchetto di plastica per alimenti e quando vi servono li farcite. Si conservano anche io li farcisco con sta crema al cioccolato e li faccio al cioccolato solo perché per me sono i più buoni. Cioè io sono proprio una amante del vignè al cioccolato, però anche con la panna montata, Cioè fate il vignè, montate la panna, la zuccherata, insomma la panna fresca. Con la chantilly. La chantilly, la crema pasticcera. Crema al caffè. Crema al caffè. Ah, oh, crema al caffè. Crema al pistacchio. Crema al caffè. Panna e Nutella. Vabbè, abbiamo deciso di farli così, però. E mi diceva anche prima una ragazza qua che possono fare anche salati. Si possono fare. Allora, la pasta show così è neutra, quindi la potete utilizzare per il dolce e per il salato. Se volete fare dei vignè salati, il mio consiglio è fateli piccolini, perché dopo se te mangi, cioè, se mangi una roba così... Quanto tempo si possono farcire più o meno secondo te? Come? Quanto tempo possono essere... Allora, questi qua, io siccome ho messo una crema senza uova, secondo me... 3-4 giorni? No, questi qua vuoti, intendo. Ah, questi una volta che sono asciutti, si conservano pure 10-15 giorni. Ah, ok, li mettete, li fate asciugare bene, li fate raffreddare. Si comprano. Se vedete al supermercato ci sono i sacchetti di vigna pronti, no? Perché sono così. Allora, casomai intanto così si raffreddano un attimo e facciamo sciogliere il cioccolato per la farcitura. No, mi è venuto in mente una cosa, uno vorrebbe fare un bel vassoietto tipo di vignè, éclair, bignè alla panna, bignè al cioccolato, eccetera, uno se ne prepara una trentina, 20, un bel po'. Ah, attenzione, potete fare anche più piccoli, giusto? Certo. Che quindi dopo li... Ci potete fare pure... Allora, con questa dose ci viene anche un bel profiterol, secondo me, per 4 persone. Ah, ok, potete fare piccolini. Li fate più piccolini, quindi li mettete sul cestello refrigerato, insomma, invece di fare un cucchiaio pieno, fate mezzo cucchiaio, e li fate cuocere un pochettino, secondo me, un paio di minutini in meno, perché sono piccolini. Dovete controllare. E li potete con questa crema e con una copertura di ganache cioccolato e panna potete fare un buonissimo vignè profiterol 100% cioccolato. Ah, un'altra cosa mi è venuta in mente adesso, io ho fatto questa crema, no? Adesso che arriva il cioccolato fondente, 100 grammi di cioccolato fondente, intanto lo possiamo far sciogliere. Aspetta, facciamo in contemporanea? Vabbè, adesso di questo consiglio e poi lo facciamo, spieghiamo bene. Praticamente per la copertura utilizziamo il cioccolato fondente. Che possiamo fare? La crema così è già buonissima, ma se la volete ancora più cioccolatosa, quando è ancora calda ci mettete un po' di cioccolato fondente e qui lo fate sciogliere e quindi diventa ancora più... Ah, più tipo fondente. Proprio cioccolato. Prendete, sai, quei cioccolati 90% di cacao, di tritati, mettete la figata. Bello, bel consiglio. Stavolta, guarda, sono orgoglioso di te. Grazie. Per questo consiglio. Grazie. Di solito... Brava. Sto scherzando. Ok, che facciamo prima? Allora... Dopo ragazzi prendiamo 10 minuti, rispondiamo perché ci sono un sacco di cose qua che si possono, tanti consigli. Allora, 100 grammi di cioccolato fondente, lo facciamo sciogliere a bagnomaria. Michele, complimento per te, bravi ragazzi che vi aiutano. Ma che scherzate, ragazzi, questi sono il top di gamma proprio. Li abbiamo formati per bene. Li abbiamo formati, fanno certi video, ragazzi, andate a vedere il profilo. Buona idea. Sia il canale YouTube che su Instagram che su Facebook. Seguiteli perché le loro ricette sono top, già le andate il mango cucinato. Fanno tutto da soli, sono indipendenti e noi non gli diciamo quasi niente. Allora, ecco. Provano le ricette diverse volte, quando sono soddisfatti girano i video, montano i video, li pubblicano, fanno le foto e quindi e poi fanno l'articolo, cioè ragazzi abbiamo creato dei mostri, vi li facciamo vedere. Oggi ce n'è solo uno, eccolo qua, Michele. Siamo troppo soddisfatti di loro. No, e quanti anni ci avevi quando sei venuto la prima volta? Non 17 anni, la prima volta che ho cominciato uno 17 anni, poi ce n'è 40. No. Quando ho fatto l'alternanza scuola lavoro c'avevo 17 anni, Michele e anche Daniele. E adesso già la patente da poco, ho preso la macchina, insomma, ecco, sta con noi. Quindi sciogliamo sto cioccolato fondente? Ok, qua abbiamo preparato, ok, andiamo a preparare 100 grammi di cioccolato fondente, lo facciamo sciogliere a bagnomaria, se preferite nel microonde. Quindi approfitto di questo tempo, faccio questo così questi un attimo mi si raffreddano, se no mi scotto. Ok, vai. E quindi metto questo a sciogliere a bagnomaria sul fornello. Ok, sta spento quello? Sta acceso? No, sta acceso. Ok, faccio un attimo vedere da vicino. Allora, bagnomaria, facciamo sciogliere. Facciamo entrare il vassoietto proprio, la pasticceria, che dici? Poi assembliamo tutto. E poi dopo assembliamo, quindi farciamo i vignè con la crema al cioccolato.
li ricopriamo in superficie col cioccolato fondente e li impiattiamo in un vassoietto da pasticceria, da quelli del bar. Sapete, per me il bignè è la domenica, è il pranzo della domenica. Che babbo, quando ero piccoletta, andava al bar e se riportava a casa sto vassoio di paste, perché noi le chiamiamo paste, e il bignè al cioccolato era sempre il mio. Merita queste cose vintage, gli piace. Io sono tanto vintage, sono un po' antica forse, qua, il problema. L'importante è, ecco, passare da vintage ad epoca. Bisogna fare attenzione. Ok. Sai che mi brontola lo stomaco? Ah, ma perché oggi ho mangiato la polenta? Ah, la polenta che La polenta, prima prima, come si, da noi si dice, prima sagia, dopo lenta. del rembio e poi Beh, prima del mento. ti riempi, cioè significa che praticamente prima ti riempi e poi dopo ti viene il languore, no? Perché Ho mangiato la all'improvviso ti polenta torna oggi, fame. Benedetto. Ok. Ah, ma l'ha fatto subito. E certo, che ci vuole? Ora lo possiamo anche lasciare qua questo intanto, no? Sì, ma Spegni. fammi ancora qualche pezzettino, lo faccio. Posso spegnere, sì, e posso. Ok, cioccolato pronto. Mettiti Qu in questo è un postazione. cioccolato fondente, Questo è un cioccolato vero? fondente. Extra fondente. Se volete potete utilizzare l'extra fondente, quello proprio, come si dice, se, no, va, c'è pure il 90% di Anche cioccolato. 100% cacao. Oppure Insomma, quello dopo fate voi. Scegliete quello che vi piace di più. se non mi piacciono altri tipi. Faccio un passino indietro così. Ok, questo me lo appoggio qua. Andiamo di assemblaggio. Prima se d'una, poi se lenda. La polenta. Alessandra, vedi che classe. Allora, prendiamo e che facciamo? Li vuoi che li farcisco tutti e poi li passo tutti? Come ti è più comodo mentalmente Fai come come ti pare a te, concetto? fai come ti pare a te, io dopo mi muovo, tu non mi fai Ah vedere i no, aspetta, primi. prima li riempio tutti così già lo sacco a poche in mano. Ok, vai. Ah sì, no, no, facciamone uno, tutto, un passaggio alla volta, diciamo. Ma sapete quanta crema al cioccolato ci va qua dentro? So se basta questo. Meglio non dirlo. E praticamente spingendo leggermente io. Pesa mezzo chilo di più rispetto a prima. Dopo vengo vicino, faccio vedere. Vedi, vedi, mi fai distrarre. Non ce la faccio beccata. Chissà se si sente lo stomaco fa. Io vi vedo che già state partendo ad andare al bar a comprare pasticcini. Guarda, ce n'è rimasto un beletto. Avanzato un po'. No, no, è che Ah, volevo essere sicura perché sono quindi talmente mo la. grossi, quindi già ripasso. Anche perché un po' si è abbassato il livello, vedi questo qua, per Ah, ok, la poseria. Ma sono grossi questi, sono proprio grossi. dito. Ok, ci siamo. And now. Now, mettiti in posto, come ti metti? No, lo faccio vedere. Vabbè, buono. Adesso è arrivata la parte più. Dai, non ride. Vabbè, prendete il bignè, il buco naturalmente sta sopra, e lo passate nel cioccolato. Guarda che vassoietto che ho fatto. Che dite? Invece magari fa freddo, non avete voglia di andare al bar a prendere il bignè, ve li Ve li fate in casa. fate. Io farei così, ma. Guardate che bello. No, guarda, non ti inquadro, così se ti vuoi leccare le dita non ti vedono.
No, le... No, non ti guardo. Sono venuti proprio bene. Intanto abbiamo superato l'ora di diretta. Non fa Vabbè. niente. Però ci siamo pure persi un po' in chiacchiere. No, vabbè, c'è sta tanto da spiegare comunque, perché si può fare con questa ricetta base si può fare un sacco di cose. C'ho le dita tutte sporche. Qua già una pieghetta. Non riesco. Non riesci? No, Beh, aspetta, con ci puoi questa. andare col cucchiaino. No, questo non me... questo mi sta sfidando. Mi sta sfidando. Ma io non ti lascio scoperto. Ci stai provando a farmi fare brutta figura, ma io. Eccala. Che figata, ragazzi. Che dici? No, Io direi che qua l'assaggio non lo possiamo fare perché se cominciamo ci rifiniamo. no, No, faccio, qua. uno lo dobbiamo aprire, dici tu. Un attimo, Perché si facciamo. devono un po' stabilizzare la cioccolata, si deve un po'. Eh? Guardate chi è arrivato! Guardate chi Quando si è tratta di arrivato! mangiare, Guarda come quando si scodinzola, guarda, tratta di sono mangiare, è pronte! vero che arriva il cane, che è un Piccolo! golosone. Claudio, Piccolo! Ha tu dormito assolutamente fino il cioccolato te adesso. lo devi scordare perché non si può dare Guarda che ai caruccio. cani. Sì, Perché è quasi pronta la cena. Aspetta, mo' arriviamo. Un attimo. mettiti a posto Io la tuo. conosco sta faccia. Sta protestando perché non è pronta la cena. Un attimo, finiamo la diretta e ti diamo da mangiare, Metti a ok? posto tuo. Vai. Ok. Ma è brava. Ma Guarda che quanto è bravo, bravo guarda che questo cane. bravo, guarda che bravo, guarda che bravo. Mamma mia. Ha tutto il padrone, guarda. Ok, Allora, aspetta. guarda, facciamo una cosa, finché si raffreddano un secondino e si stabilizzano, possiamo rifare un recap, dare le Allora, brava, brava sostituzioni. ragazzi, scusate se ci siamo un po' dilungati, comunque mi sale la glicemia solo a guardarvi. Roberta, li conservi bene nella panza. Qualcuno mi dice come si conserva. Allora, no, adesso vi diamo tutte le informazioni. Ripeti, allora, prima Allora, recap ingredienti. recap ingredienti. Abbiamo preparato la pasta choux. Cosa abbiamo utilizzato per preparare questa pasta choux? 125 g di acqua, 40 g di burro, un pizzico di sale, 75 g di farina e due uova. Ok. Una volta preparata la pasta choux, abbiamo fatto cuocere e abbiamo dato forma ai nostri bignè e li abbiamo fatti cuocere in friggitrice ad aria per 26 minuti. I primi 13 minuti a 180 gradi. E poi? E poi abbiamo aumentato la temperatura a 200 gradi ancora per 13 minuti. Cottura in friggitrice ad aria. Se volete farli in forno, vi consiglio di raddoppiare la dose perché se accendete il forno fatene un po' di più. E la cottura è di 180 gradi. I tempi di cottura sono 35 minuti a 180 gradi col forno ventilato. Poi aprite lo sportello a soffietto e li lasciate raffreddare in forno. Ok? Ok. Poi abbiamo preparato, mentre i bignè cuocevano, abbiamo preparato la nostra crema al cioccolato, che è una crema che ho pensato di fare senza uova. Perché? Perché se li preparate si conservano più a lungo. E come l'abbiamo preparata questa crema al cioccolato? Con 250 ml di latte, 90 g di zucchero, 20 g di amido di mais e 20 g di cacao amaro. Abbiamo messo le polveri tutti quanti insieme, il latte caldo e abbiamo fatto addensare sul fuoco. Ok? E nel momento in cui erano cotti i bignè, li abbiamo forati sulla base, abbiamo messo la crema al cioccolato in una sacca apposta e l'abbiamo farciti. E per completare questa ghiottoneria, okay, abbiamo ricoperto i bignè con del cioccolato fondente fuso, 100 g di cioccolato fondente che ho fatto sciogliere a bagnomaria. Ok, li ho praticamente passati sopra e li ho sistemati in un vassoietto. Sostituzioni senza lattosio. Ok. Potete fare questi bignè senza lattosio sostituendo il burro con la margarina e la crema utilizzando un latte vegetale oppure un latte senza lattosio. Ok?
Potete farli al caffè, ad esempio, utilizzando un po' di caffè solubile nella crema e togliendo il cacao. Ok, dicevi prima, allora la crema è senza uova, quindi uno se vuole preparare un dessert senza uova, per Ok? esempio, per qualcuno. Potete, segnatevi questa ricetta, potete utilizzarla per preparare un dessert raddoppiando le dosi, ad esempio se volete fare della semplice crema al cioccolato, oppure potete aggiungere della panna montata per fare una mousse, insomma, per preparare qualcosa, un dolce senza uova se avete ospiti che magari non mangiano le uova. Senza zucchero aggiunto. Senza zucchero aggiunto, allora nei bignè non c'è lo zucchero, ok? E nella crema possiamo sostituire lo zucchero, la quantità di zucchero, con l'eritritolo. Leggete in confezione la quantità indicata per la sostituzione e potete utilizzare quello. Fatto un dolce senza zuccheri aggiunti. O L'eritritolo comunque solitamente è 1 a 1 a 1 con lo 1, zucchero, se volete sì, mettere appena solitamente appena di sì. più, ma. E io ho utilizzato per la copertura un cioccolato fondente, extra fondente, però potete utilizzare un cioccolato ancora più cioccolatoso, cioè magari col 90% di burro di cacao. Di Cacao, di cacao. cacao, 90% di cacao. Poi, che vogliamo dire ancora? Per gli errori che fa Nino Frassica. Ok, Non ci scherzo. sta niente che mi fa incavolare di più quando mi dice perché tu parli come Nino Frassica. Che dice, sbaglia le cose, dice serie, ma sbaglia a dire. Vabbè, scherzo. Oh, sei Ok, ci simpatico. siamo dimenticati qualcosa, ragazzi, c'avete qualche altra domanda? E niente, mi sa che l'assaggio lo devi fare perché qua reclamano l'assaggio, tutti Allora, assaggio. qua reclamano l'assaggio Questi si fanno fritti, beh lo so, questi dopo le zeppole si fanno se anche volete la pasta asciutta fate fritta fritti. e poi dopo insomma rifarcite. Pensavo che uscisse da sotto la crema, beh l'abbiamo lasciata raffreddare. No, era Eh? Ah, caldo. un pochino esce appena appena, però vabbè, come tutti i vassoi di paste sotto. Beh, Posso? beh. Ok, vai, facciamo. Dai ragazzi, niente, dobbiamo fare l'assaggio, vai, vai. Esce da sotto la Ti crema. sei sporcato il mento. fa vedere un attimo dentro. Se riusciamo a far vedere dentro. Guardate. Me la so succhiata. Aspetta che Mi è caduto sul dito. magari fate fa 5 minuti in frigorifero che se forse è meglio. Comunque vediamo. Aspetta un attimo. Eccola qua, guarda che bello. Guardate la benedetta. Delicatissimo. Com'è? Delicatissimo. No, sapete che allora. Ecco, Grazie, Michele, per fortuna. che praticamente. Basta, Pazzesco. quella metà lasciala a me. Pazzesco, allora Pulisci che qua, pulisci succede? qua. Che Ok. praticamente il bignè è ancora un po' caldino. Caldino, Quindi sentite proprio lo scroncio del bignè quando l'ho mangiato. La crema è tiepida. Il cioccolato, vi dico niente. Cioè, allora di. uno è pericoloso. Marco, non si possono fare queste ricette, sono Sì, pericolosissime. perché? Perché Te le mangi tutte? Ok, fammi vedere se c'è qualche domanda. Allora, qualcuno che ha esperienza dice che si possono fare tranquillamente con la farina senza glutine. La crema è ok. già senza glutine perché c'è solo l'amido. Se non l'hai già fatto, puoi vedere come formare il profiterol. Brava. E So, vai. poi, sì, quindi Visto che profiterol. sei andato a correre. Dovrebbero stare 2 orette in frigo. C'ha ragione Lorenzo. Vabbè, però non Dovevamo facevamo. fare in diretta. Ah, ce l'avevamo già pronti! Quelli che hai fatto prima, con la temperatura Questa è per indiretta. me? Se Lo devo hai prendere detto che avevi io? Ti ringrazio, camminato. amore, ti ringrazio, amore. D'altronde avevamo detto che dovevamo condividere tutto nella nostra vita. Scusa, qual è il tempo di cottura se si fanno piccoli la metà dei tuoi? Secondo Controllate. me potete fare tipo 11 più 11. Riguardate, Se ve li ne fate piccoli accorgete. metà, Sì, perché fate. impiegano me. Perché questi avete visto quando sono grossi qua. Cioè, guarda questo. Se lo metto sopra la bilancia, ci sta. Senti che sto a mangiare? Questo praticamente tipo è 300 grammi di bignè, se piazzo direttamente qua 300 grammi. Appena Sulla lo esterna mangiate, le coscia. compare subito il blocco E qua. si è ripresentato Cloud che reclama la sua Cloud, non è per pappa. te. Tu non sei, non puoi mangiare i bignè. Ti possiamo fare qualcos'altro? Piccolo, piccolo. Sì, siamo scemi, c'hai ragione. Allora, ma perché non li avete fatti anche con la crema pasticcera? Beh, Perché sì. io Questi sono fatita perché a me erano al piacciono più al cioccolato. cioccolato. Però Comunque scrivo, sì. aspetta, aspetta, questo lo posso dire. Se volete farli con la crema pasticcera, fate una crema pasticcera classica
E sopra li spolverate con lo zucchero a velo. Non dovete fare la copertura, capito? Quindi sì, accelerate anche un passaggio. Però io Sembrano grandi penso, come quando, sai, bomboloni. quando vi portano, sai, i mignon, no? Che ci stanno tutti i pasti, io sto sempre lì che punto il vignaccio colato. Sto sempre io che dicevo, se non lo vuole nessuno, lo prenderei io. Glassa al caffè si Ah, potrebbe fare, ottima tanta idea. roba. Possiamo rifare un altro appuntamento bignaio cambiando la partitura? Dicono che c'hanno tutti l'acquolina in bocca. Allora, il mio consiglio, fateli. Allora, Un'altra tecnica che dicevano potresti anche tagliarle a metà e riempirle, sì. sì, però io. Soprattutto, sì, si trovano anche così. Beh, se non volete utilizzare pagnotta da saccapoccio, effettivamente sì. Sì. Potete tagliarli a metà e col cucchiaio li farcite. Sì, è vero, sta cosa non ci avevo Guarda, è pensato. già uscito un brufolo comunque qua sotto. Instant brufolo. Instant brufolone. C'ha ragione. Sì, se non, qualcuno non c'ha la saccapoccio, non Sì, la sa potrebbe essere un utilizzare. modo per farceli, insomma, senza saccapoche. È più Si semplice. possono farcire con la marmellata. Oddio, nel bignè non si usano tanto, però se vuoi. Ma mi tiene con la marmellata? Non. La salvate la ricetta? Sì, ragazzi, vi salviamo la ricetta e poi dopo faremo anche una versione corta, così non ci siamo noi che rompiamo E io che le dico, mi sbaglio. scatole. Ok, come si prepara la crema al latte? Allo stesso modo, La senza. senza il cacao, praticamente senza il cacao amaro, ma rimettete 5 grammi in più di amido di mais. E fate la La crema crema, al però latte. ecco, quando fate la crema al latte non usate niente, quindi metteteci un po' di vaniglia, qualcosa per arricchirla. C'è una ragazza che li ha fatti ma con la crema di latte e amarene. Ottimo, ottimo, ottimo. Bravissimo. Mamma mia! Bella idea. Ok, poi dopo. Quanti watt ha la friggitrice? Questo vi rispondo io. È 1800 watt. No, comunque chi l'ha presa è soddisfattissimo e vi troverete bene. Noi pure lì a casa nuova come le saccapoce fatto. No, comunque, a parte che allora, la nostra friggitrice secondo noi è buona, però valutate l'acquisto, nel senso confrontatela con Anche perché è un altre. articolo che non è che costa, cioè, Sì, nel costa senso. 139 euro, quindi è un acquisto che va ponderato, nel senso ha il suo costo. Come dire, paragonatela con altri, vedete se vi serve, Le se la dimensioni, utilizzate, se se non, se quelle che vedete vanno per che non voi. pensate che sia utile a casa vostra, non è che la dovete comprare, perché non, è sempre un elettrodomestico comunque in più. Noi, secondo noi è buona, però dovete valutare voi. Informatevi bene. Come si fa? Ok, fammi vedere. Io vorrei farle nel forno normale. Per quanto tempo? A che tempo? Te lo ripetiamo. Allora, 180 gradi col forno ventilato per circa 35 minuti. Ok, una volta cotti, spegnete, mettete lo sportello a soffietto e li lasciate raffreddare in forno. Mi raccomando, quando infornate il forno, questo qua lo dovete preriscaldare, quindi deve essere già a Sempre. temperatura. Se li fate più piccoli, magari abbassate 5 minuti. Sì, li guardate, qui già vedete li vedete bene, insomma, in forno. E col bignè, con i bignè, vi chiedo la cortesia, non vi fate prendere la curiosità di aprire. Allora, le pentole sono nickel free, assolutamente nickel free, PFOA free, nessun metallo pesante. Hanno una, Un questo lo dico io rivestimento perché ceramico a base d'acqua. abbiamo fatto una testa così, perché tutti hanno un rivestimento ceramico a base d'acqua che in Italia ancora non esiste. Questo lo possiamo dire per certo, Quindi si può perché cucinare pure senza olio quindi anche perché è quelle super hanno il loro. antiaderente. E an ieri, anzi, qualcuno aveva sgridato che tu ci eri andato dentro col cucchiaio. No, no, Invece sulle sono. pentole ci possiamo mettere la mano sul fuoco perché hanno il loro costo anche quelle, però sono veramente ottime. Poi anche lì valutate se le utilizzate, se vi servono, però le abbiamo fatte per comprarle una volta e che durino una Per vita, sempre. assolutamente. Poi dopo, ieri fatti con crema al cioccolato, poi dopo Allora, io si possono intanto farci lo zabaglione? Sì, la crema lo zabaglione, tu vabbè, potete farci come certo, pare, ragazzi, classico, questo. mascarpone e Nutella, panna e Nutella, che ne so, oppure potete fare crema al pistacchio e panna o crema al pistacchio e mascarpone. Insomma, se ci vogliamo far male, qua troviamo il modo sicuramente. Sì, beh, per farsi Il con il bignè bignè, sono ragazzi, fatti non c'è apposta limite, per non c'è limite. Ok, chi non ha la funzione ventilato lo può fare col forno forno statico. statico, aumentate la temperatura di 10 gradi, potete Ok. farlo, sì, Quindi, tranquillamente. ragazzi, noi penso che ci possiamo quasi salutare. Scusatemi se non ero tanto concentrata oggi, ma No, grazie che ci avete fatto grazie della compagnia. compagnia, grazie delle vostre domande, grazie della vostra simpatia, insomma, che mi intrattenete mentre sto facendo la diretta e questo mi aiuta. Scusate tutti sti ADV.
che abbiamo fatto un sacco di TV. Vabbè. Ci vediamo alla prossima diretta o alla prossima ricetta, va bene? Devo dire qualcos'altro? Ne manca uno. Ne manca uno, ho fatto una fine degna. A presto, ciao! Grazie a tutti, ciao. Ciao!